In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Torniamo a commentare il Vangelo insieme ai ragazzi. Oggi qui abbiamo Pietro, abbiamo Anita, abbiamo Mia. Ciao. E abbiamo Chiara. Voi sapete intanto chi sono i lebbrosi? Cos'è la lebbra? Quella che ti crea le bolle, che ti cadono i pezzi di pelle. Dove l'hai mai sentita questa della lebbra, te? Storia. E nel Medioevo. E San Francesco. Bravo. Cosa aveva fatto San Francesco? I lebbrosi venivano cacciati dalla città, San Francesco è andato, li ha abbracciati davanti a tutti e poi non mi ricordo. Però mi ricordo che c'erano i lebbrosi. Sì. Lui dice proprio che la sua conversione è partita dal bacio ad un lebbroso. E secondo voi un lebbroso quindi poteva venire a contatto con gli altri? No. No. Veniva discriminato. È un po' una metà, cioè c'è un altro senso, vai, dietro, morale. Sì, la discriminazione in generale di persone un po' fuori dal comune. Invece questo lebbroso va da Gesù, dice... Venne da Gesù un lebbroso. Secondo voi perché è andato un lebbroso da Gesù? Per chiedere aiuto, per cercare di risolvere la sua malattia, per cercare aiuto da Gesù, dato che aveva guarito altre persone. Lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi purificarmi. Non vuole disturbare. Non lo vuole disturbare. Secondo me è un atteggiamento un po'... non lo so, come frase mi sembra un po' ostica. Cioè, può avere un... Sì, può sembrare, secondo me, gentilezza, ma in realtà è un ordine velato, secondo me. Perché si aspetta... No. Secondo me sì. Cioè, si aspettava che lui comunque sapesse curare le persone malate. Quindi fa, se vuoi curami, come per dire, vabbè, curami. So che puoi farlo. Sei d'accordo? No. Cosa dite? Secondo me, tipo, se vuoi, perché secondo me, tipo, vede Gesù come una persona molto importante, quindi dice magari beh, non ha quello, tempo sì. Per me, quindi dico, se vuoi, puoi farlo. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò. Aiuto. Non ha paura di toccarlo. Pensa più a lui che sta male e pensi di aiutarlo più che a se stesso. Pensa più a lui che a se stesso. Cioè cerca di fargli capire che da parte sua non è escluso, cioè non ha paura del lebbroso. E questo per una persona importante. Questo lebbroso, ecco, proviamo ad andare a vedere adesso un po' la metafora. Chi potrebbe essere questo lebbroso? Il ragazzo escluso, okay. No, che è sempre gentile con tutti perché essendo escluso non sa se può ottenere qualcosa con certezza. Cosa gli piacerebbe a quel ragazzo escluso? Sentirsi capito, andare da lui, ma non secondo me con atteggiamento di compassione. Io vado a una persona perché voglio stare con una persona e cerco di capire che cos'ha e del perché è lì. Che cosa ha fatto e che cosa può pensare in quel momento. Cioè c'è questa ragazza che nella nostra classe è un po' esclusa, diciamo. E quindi io non è che adesso ci sono amica o cose così, però ho avuto l'accortezza a volte di andare lì e chiederle come andava, così. E un giorno durante ginnastica, che era tipo la giornata mondiale della gentilezza, loro hanno fatto notare che io ero una persona gentile perché a volte si era preoccupata di per loro. Vi è mai capitato a voi in un momento di crisi magari che qualcuno si è avvicinato e vi ha risollevato? Io lo vedo, l'ho visto come punto di luce, tante volte.
e ogni volta che fanno una gentilezza verso i miei confronti, ma anche che sia un abbraccio, una carezza, una cosa del genere, la vedo più come quel puntino che pian piano si espande e mi fa ritornare il buon umore. Che bella cosa. Ma mia mamma più che altro, cioè per me è veramente un punto di forza a volte, perché vado in crisi per determinati motivi e lei mi tira su di morale, quindi è la mia luce, mia mamma. Cioè, non dico che non ci sia mai stato nessuno, però non tendo, diciamo, a parlare dei miei problemi per determinate cose, quindi diciamo che tutto ciò che mi serviva me lo sono sempre creato da sola. Cioè, nei momenti no, se io penso a chi c'è stato, cioè, sono me stessa. Trovi dentro di te sempre? Ah, sì. Però ti sei ritrovata in momenti in cui hai chiesto aiuto a qualcuno impreciso? No. Cioè, non perché non ne avessi bisogno, ma perché è una cosa che non so fare. Beh, sei stata intanto molto sincera. Che a un certo momento Gesù lo manda via e gli dice: guarda di non dir niente a nessuno di questa cosa. Secondo voi perché gli dice così? Perché non vuole fare di una cosa spontanea, che diviene spontanea, come una, come posso dire, come un vanto. Quindi non dice valla a dire a tutti che li attendo. Tipo fenomeno da parco. Esatto, infatti. Aspetta chi veramente crede in lui. E va da lui. Che ha bisogno di una mano e lui gliela dà. E secondo voi, non so se vi ricordate il finale, quello che cosa fa? Obbedisce? Va a raccontarlo a tutti. Esatto. Va a raccontarlo a tutti? Ma quello si allontanò e si mise a proclamare, a divulgare il fatto. Tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti. Famoso. È stato irrispettoso. È stato? Irrispettoso. Ah, irrispettoso. Secondo me non l'ha fatto. Con cattiveria. Esatto. Beh, no. No, perché lui è... era... si è visto speciale. Quando vai incontro alla morte, incontri il miracolo, lo racconti a tutti, perché nessuno ci può credere. Ma te ne sei la prova. Come la raccontate? Quando una cosa è bella, 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 preferite raccontarla con i social o andare da delle persone precise a parlarne? Io piango. Tu piangi? Io piango di gioia, sì. No, cioè, tipo, quando mi succede qualcosa di bello e magari sono con... sono a scuola... non è che aspetto la fine della scuola per vedere quella determinata persona per raccontargli, ma glielo scrivo subito. Di solito se è una persona so che è lontana, che magari non potrò vederla per tanto tempo, in quel momento sono tanto felice, probabilmente gliela scrivo, anche perché forse più tardi non riuscirò neanche a raccontargliela con la stessa felicità. Esatto, gliela scrivi, poi magari quando la vedi gliela racconti meglio. Però tipo quando tempo fa a mia mamma gli avevano diagnosticato una cosa che poteva essere tipo due tipi di malattie, o una o l'altra, entrambe degenerative. E io ero a ballo quel giorno, ero ancora piccolo, e lei era andata a fare questo esame. Quando è arrivata mi ha guardato e mi ha detto: non ho né una né l'altra. E io sono andato incontro, correndo e saltando, felicissimo, ad abbracciare mia mamma. Però non l'ho detto a nessuno. Che ciccio. Bene, grazie per questa confidenza. Cogli il momento, la felicità del momento. Vabbè, ovvio. Bene, grazie.